Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Io sono appena stata a fare spesa e dal dentista che mi ha tolto gli attacchi. Il percorso però non è ancora concluso, parlo del simile Invisalign. Quindi aspettiamo, abbiamo preso le impronte e vediamo che cosa mi dicono, se devo mettere ancora qualche mascherina per perfezionare, se ci siamo, verranno preparate le contenzioni che porterò sempre la notte, eccetera, eccetera. Comunque, questo per dire che praticamente mi ha struccato perché dal naso in giù, anzi dagli occhi in giù, fra tocca, smonta, pirla e tira. Questo trucco è rimasto solo sugli occhi. Poco male, iniziamo con questa spesa Lidl. Sono passata e ovviamente ho preso, mi sembra, per poco meno di 6 euro il calendario dell'avvento fatto a casetta. Ce n'erano solo due, gli ultimi due rimasti per la Kiki, che è qui che freme, poverina, lo vorrebbe aprire. Ovviamente me l'ha sgamato perché io ho tentato di non farglielo vedere, ma era un po' dura. Quindi lei vorrebbe aprirlo, però ha capito che deve attendere perché così Babbo Natale la mette sulla lista dei bambini buoni, è vero? Sì, se vi interessa sapere che messaggio, che video messaggio ci ha mandato Babbo Natale proprio per la Kiki, è vero? Che Babbo Natale dice vittoria, non per me, no, per la Kiki. Vi ho messo qualche assaggio su Instagram nelle stories e poi comunque lo trovate nelle storie in evidenza, è una collaborazione con Elfi Santa. Vi consiglio di visionare il loro profilo. Il naso. A soffiare il naso. Eccomi, vi dicevo di Elfi Santa, andate a vedere, fanno delle cose carinissime per i bimbi, video, lettere da parte di Babbo Natale personalizzate. Comunque poi vi aspetto su Instagram e io ogni tanto vi metto qualche assaggino del nostro video. Vittoria! Ho sentito molto parlare di te. Vieni dall'Italia, vero? Qui ho persino la tua foto. So anche che ti piace andare all'asilo. E hai già 3 anni. Sicuramente ti incuriosiscono i regali, vero? Devo solo controllare se sei nel registro dei bambini buoni. Comunque da Lidl non era l'unico calendario dell'avvento presente, ce n'erano di classici, quelli piatti di diversi tipi. All'inizio infatti ne avevo preso uno di quelli, poi ho adocchiato questo che ovviamente è un po' più bello. Poi mi piace perché ha proprio delle immagini, è una casa e ha proprio delle immagini fatte a finestra che ritraggono dei momenti in famiglia e conoscendo la Kiki, lei apprezza molto proprio commentare il bimbo, il gattino, ma guarda mamma, c'è il papà, vedere proprio questa scenetta piuttosto che una cosa che poi magari sono, non so, mostriciattoli così, ma non hanno molto senso, ecco. Mi è proprio piaciuto. Passando alla sostanza di Certossa, mi fa sempre ridere questo brand, però è scritto così, quindi Certossa, Certossa, insomma, due S sono. Le fette biscottate e i cereali, ci sono anche integrali, ma integrali sono solo tonde. Saluto Carmen, Milk Coffee, a lei piacciono tonde. A me tonde o quadrate piacciono proprio queste fette biscottate perché sono leggerissime, super friabili, croccanti. Ne potete mangiare una in più, ecco, perché sono davvero talmente leggere. E mi piacciono veramente tanto. Per farvi capire, le mangio anche la Kiki, invece le altre non le mangio, le classiche, un po' più durine, un po' più consistenti, perché comunque non riesce a masticarle magari bene, non ha ancora i molari, comunque le avverte anche proprio più dure. Di queste invece ne va matta. Vieni, amore. Il pollo, ho preso questo con l'etichetta verde, c'è anche uguale, forse questo era anche in offerta, comunque c'è anche uguale con l'etichetta gialla, o meglio, forse ha proprio l'immagine qui solo dell'animale gialla. In questo è specificato che sono allevati senza l'uso di antibiotici, nell'altro no, quindi
per cortesia questi tutta la vita. Gli altri forse ci sono anche in maxi formato, saranno più convenienti, ma poco mi interessa. Come surgelati, perché me li trovo davanti così li sistemo, ho questi polpi indopacifici di Ocean Sea, sono tutte cose che servono per la dieta di Fabio. Abbiamo il minestrone della Findus, il tradizionale, che potevo fare anche io, ma il problema è che non sono mai completamente aggiornata. Ogni tanto lui cambia un giorno con l'altro, quindi se mi becca che non sono pronta, si ritrova così. E è un grandissimo problema di quando si fanno le diete non essere organizzati o avere degli imprevisti, perché poi uno arriva con la fame e cosa fa? Sgarra. Invece no, assolutamente. Poi orata, sempre di Ocean Sea, ci siamo trovati bene con quella dell'altra volta, e sempre riconfermati di Ocean Sea, filetti di merluzzo d'Alaska. In offerta dal salumiere la mortadella nostrana con pistacchio verde di Bronte DOP. Ho visto che l'ha presa anche la Eli, infatti mi è caduto l'occhio proprio perché lei l'aveva segnalata in offerta. Io la prendo con la scusa che è una cosa che fa impazzire mio padre, quindi quando viene a trovarmi voglio un po' avere le cose che gli piacciono, poi a volte non arriva alla sua visita perché me la magno io. A me piace, la mortadella. Di Milbona la feta, non l'ho mai provata di Milbona, la sto finendo, quella che ho in casa, quindi assolutamente da ricaricare nel mio frigo. Io la amo, amo la feta, vedo che comunque hanno una scadenza anche abbastanza lunga perché questa scade il 2 gennaio, quindi insomma, se non la aprite, potete anche tenerla, non occupa neanche tanto posto in frigo. Mi ha detto dici prego. Ok, allora, confusa e felice, vi sto mostrando la spesa senza un senso, e parlando di confusa e felice, la mia mamma è andata al Lidl. Cioè, quando mi ha detto sono andata dal Lidl, ho detto cosa è successo? Perché lei è un'affezionatissima Esselunga, cioè da Lidl, no, si trovava in quella zona e niente, più confusa e più felice di me, proprio mia madre, è uscita solo con la frutta secca, perché l'unica cosa che sapeva di andare sul sicuro era spaesata. È uscita con la sua bustina di frutta secca e mi ha detto che quella è buona. Comunque, avocado, ne trovo sempre pochi e si presentano anche un po' male, come si dice dalle mie parti, non hanno una bella cera. Invece sono buonissimi, almeno quelli che abbiamo trovato noi finora sono buoni. Ufficialmente iniziata la stagione per me del cacomela, io lo adoro, è molto pesante, nutriente, quindi io a volte quando magari ho fatto una merendina un po' sul tardi, insomma, voglio non abbondare a cena, ci ceno. Non so se sono cose da dire, però insomma, meglio il cacomela che una cena ancora meno sana. Bio, broccolo, è un prodotto italiano, vorrei farlo al forno, l'ho visto proprio oggi su Instagram con un po' di feta. Ho preso, e non so neanche quanto le ho pagate perché le ho trovate un po' buttate lì, non trovavo il riferimento del prezzo, ero di fretta e ho detto bene, so che troppo male non può andarmi. Sono di Ernesto e sono queste, leggo perché non saprei come chiamarli, set coperchi stretching in silicone platinico di alta qualità, alternativa ecocompatibile alla pellicola trasparente. Si può lavare in lavastoviglie, sono 10 pezzi, 4 piccoli, 4 medi e 2 grandi. Io avevo visto lo stesso prodotto da IKEA, ma IKEA lo vende in un set in cui ce n'è uno tondo, uno rettangolare, mi sembra, forse uno più piccolo tondo, non lo so. Poi vi metto il prezzo perché potrebbe essere interessante avere 10 pezzi. Praticamente potete metterli anche su, non so, l'arancio tagliato a metà. Credo, vediamo come riesco ad utilizzarli, ma potrebbero effettivamente far utilizzare meno la pellicola, che poi è plastica. Di Formil, ho provato il Formil Active, lo sto usando, mi sta piacendo, quindi ho preso anche il Color. È una formula concentrata, è attivo già a 20 gradi. Sentiamo il profumo. Vuoi sentire? Molto buono. Sì, Sì? un
Molto viola. Viola. Patata. Ma a me mi piace di più il rosa, va bene? Sì. Va bene, dai. Top. Prossima volta lo prendo rosa, scusami se ho preso viola. Pannolotti. Cioè, mi suggerisce pannolotti. Dai. Pannolotti. I pannolotti. Ho preso i pannolotti per la Kiki. Lupi Luna, garanzia. Perché non li ho scoperti prima quanti soldi avrei risparmiato. Mi trovo benissimo. Tutt'al più ho comunque una confezione di Pampers, se, che ne so, li porto all'asilo, ecco, una speranza di spannolinarci presto, ci stiamo provando, ma è più ciò che devo pulire che ciò che... All'asilo, li ho già! Ce li hai già all'asilo, scusami, sono per casa allora. Questi sono nella taglia 6, ci siamo evoluti di una taglia, arriveremo alla 20 o riusciremo a toglierlo prima? Valletta... Erano in offerta maxi formato Floralis, gliela fai Miki, vai, 30 pacchetti per 10 fazzoletti soffici e resistenti, servono sempre, li terremo nel nostro magazzino, cantina magazzino. Cioè, lei è quadrata, sta disponendo tutto perfettamente allineato. Mia figlia. Allora, bio banane mi sembravano un po' brutte, sono anche leggermente mature, io preferisco prenderle un po' indietro, ma erano tutte così e quindi ci servono e sono così. Mele bio qualità Royal Gala, rimanendo in tema frutta, fermo amore, non ho trovato il mango, o meglio ce n'era uno ma era ammaccato, cioè si vedeva proprio che una metà era andata, quindi non l'ho preso. E lì da solo insieme all'ultimo avocado, una cosa del genere. E non ho trovato le fragole, perché servivano anche quelle per la dieta. Tra l'altro, to tesoro, abbiamo scoperto, grazie all'indicazione di un nostro amico, che il Google, diciamo il fratello dell'Alexa, noi abbiamo Google, si può utilizzare anche per fare la lista della spesa. È una cosa comodissima perché... aggiungi, ehi Google aggiungi, posso dirlo perché tanto lui è al piano di sotto, non dovrebbe rispondermi, sale grosso alla lista della spesa, praticamente ti ritrovi tutto sul telefono, avendo collegato ovviamente i vari telefoni, e non solo perché puoi collegare più account, quindi il mio, quello di Fabio in questo caso, perché la Kiki non è ancora autosufficiente, quindi non ha la lista della spesa, e amore senza sfaldarmi il broccolo, grazie. E è una cosa molto utile perché chiunque vada a fare la spesa o si trovi di passaggio a prendere una cosa ha sotto mano tutto, cioè non c'è il rischio di dimenticare la lista cartacea a casa, non c'è il rischio che all'altro servisse qualcosa che l'uno non sapeva, quindi è comodissimo, se avete Google ditegli, ehi Google aggiungi alla lista della spesa. Melanzane potrebbe essere la nuova ossessione, non so perché, era una vita che non ne mangiavo, non lo so, le abbiamo fatte oggi proprio saltate così finissime, erano buone, ma veramente buone, che stasera quasi quasi due fettine me le farei ancora. E ho preso la pasta, la prende la Eli di... combino in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, sono i tortiglioni 100% grano lucano trafilati al bronzo, e poi ho preso le penne rigate. È la prima volta che prendo questa pasta, quindi Eli e a tutti vi saprò dire. Di Maribel ho preso questa confettura fragola, frutta e miele. Allora, l'altra volta avevo preso di Maribel sempre quella alla fragola, ma non era indicato frutta e miele. A me non è piaciuta per niente, neanche a Fabio, è molto molto dolce. È vero che è bio, ma praticamente ha la metà zucchero di canna, biologico, ok? Invece questa è sempre 50-50, però 50 fragole, 50 miele di fiori, quindi sarà altrettanto dolce, ma almeno siamo sul miele, che comunque è anche un ottimo alimento, e l'ho ripresa, voi direte se non ti è piaciuta, perché? Perché è piaciuta la Kiki, si vede che è una marmellata un po' ruffianella,
e quindi lei con le fette biscottate se le mangiate, me le chiedeva anche a merenda, molto meglio delle varie briochine. L'unica cosa che ho preso per la casa, mi serviva la candeggina spray, ho trovato questa di V5 che richiama in tutto e per tutto quella di Ace. È candeggina più sgrassatore, 750 ml, casa e bucato. Sapete che la candeggina mi piace e non mi piace? Bene, ultimamente la sto usando in tutto. Ho fatto un corso, uno di quelli obbligatori per il lavoro, igiene, sicurezza, li farete anche voi. Tutti si lamentano che sono super noiosi, a me invece piacciono. E quello sull'igiene l'ha tenuto un corner della polizia mortuaria, che non vi dico ovviamente in questo periodo di pandemia che cosa ci possa aver riportato. Comunque lei a tutte le mie domande rispondeva con candeggina, addirittura diceva di inserire nel lavaggio della lavastoviglie, del bar, del ristorante, insomma dell'attività che preferite, la candeggina, ma ci sono anche dei contro, perché lei dice che la candeggina con acqua calda è in grado di abbattere i batteri, il problema è che i bicchieri della birra, ma anche in verità proprio la ceramica del caffè, si può fare una pulizia ogni tanto anche proprio per sbiancare le tazzine, perché comunque il caffè contiene degli oli, è oleoso e può anche macchiare le tazzine a lungo andare, è un conto, ma metterlo proprio nella lavastoviglie compromette poi il sapore delle cose, della birra, del vino. Certo, magari non tutti i clienti sono mastrobirrai, sommelier, intenditori, però insomma dipende che corso fai. Se fai il corso sull'igiene ti dicono questo, se fai i corsi appunto sulla birra, sul vino, ti dicono assolutamente che non si può fare. Al di là di questa cosa, esperienza che volevo riportarvi, lei parlava di candeggina su qualsiasi cosa. Io le ho anche detto, ma a me risulta che la candeggina comunque sbianca perché è un ossidante, va a ossidare, ma per disinfettare prima bisogna passare sulla superficie con un detergente specifico e poi sulla superficie pulita passare con la candeggina, che allora sul pulito riesce a disinfettare. Invece lei mi ha risposto che non è vero, si pulisce, si fa tutto con la candeggina, pulisci, sbianchi, disinfetti. Io che sono un po' pignolina andrò a verificare, mi fido ovviamente, lei in quanto professionista è già una fonte vivente di informazioni sicuramente esatte, però vi dico anche che quando io vi dico che la candeggina disinfetta su superficie pulita precedentemente è perché mi sono documentata anche io, quindi devo fare di nuovo una bella ricerca ancora più approfondita e capire se trovo qualche fonte che mi conferma anche quanto detto da lei. Tuo amore, puoi prenderla adesso, la puntava perché è rosa. Comunque per me il corso è stato molto interessante proprio perché la relatrice in questo caso era molto brava. Ovviamente io la ho riempita di domande, che lei avrà detto, ma di solito sono tutti qua che si addormentano, tirano fuori il telefono. No, ha beccato quella che invece ne vuole sempre sapere. Sono comunque curiosa, mi piace informarmi, è anche importante perché comunque il nostro lavoro è un grande mezzo, un grande veicolo per il virus in questo momento. Kiki, ti ho preso un altro dentifricio perché quello di Dentalux per i bimbi piccini non le piace, quello alla bubblegum, non le piace, non si vuole lavare i denti, addirittura ci sono tutte le sere che me li ha fatti lavare i suoi, mi sta facendo un applauso, solo con l'acqua. Allora ovviamente sono corsa ai ripari, ho preso l'altra variante che c'è, questa è dai 2 ai 6 anni di Mentadent. Gusto frutta, vediamo se va bene questo gusto. Tra l'altro è buono anche l'altro, però non mi traballa tutto, tesoro. Però a lei non piace, lo userò io per lavare le mie mascherine e nei lavaggi così veloci. Se ce la faccio ad aprirlo. Vediamo. Anche a me, mamma. A me sembra che sia.
Buono? Forse l'abbiamo convinta stasera, ve lo so dire. Tò, amore, ultimi due prodotti, così poi faccio partire la cena. Faccio partire tipo cena, vai, parti, mettiti su da sola. È uscita la collezione al cocco, ovviamente, cioè la Eli ha fatto un video stamattina, che stanotte, l'ho visto stamattina, che i miei programmi per la giornata, oggigiorno libero, erano faccio la bike, cucino, pulisco. Quando ho visto il video ho detto annulla tutto, vado da Lidl. No, ovviamente ho fatto comunque la bike, il mio dentista, la mia spesa, pulizie poche, però sono stata da Lidl e ho preso questo deodorante con olio di cocco. Io non sono solita prendere. Che buono! Anche a te? I deodoranti, dicevo, questi qui in spray, 0% alluminio, ma questo, mamma, è buonissimo, ragazzi. Lei l'ha descritto come un cocco un po' nocciolato. Ma sinceramente il cocco forse è proprio un retrogusto, ma è meraviglioso, cioè possono fare per cortesia, signor Lidl, un profumo così? Mamma mia, che buono! Ho fatto proprio bene a prenderlo, meno male che l'ho preso. E ditemi che anche la crema, la body lotion, che tra l'altro mi richiama molto quelle che io amo, Dove, la Sien che vi ho mostrato nel video dei preferiti, Discount. Ditemi che anche questa sa di questa meraviglia. Oh, mamma mia, amore. Senti che bontà. No, ragazze, ne voglio altre. Sapete che non sono tanto quella delle scorte. A me piace avere sotto controllo le cose, terminarle. Mi dà un po' rabbia vedermi i cassetti pieni e non sapere più neanche io cosa sto usando. Mamma mia, meravigliosa, ma il cocco no, c'è qualcosa che mi ricorda un dolce. Ero dubbiosa se prenderla, non ne ho bisogno, anche il deodorante, oltretutto mi ha omaggiato di almeno tre deodoranti Eurocosmetic, quindi ne ho per diverso tempo, però così un po' ingolosita l'ho presa e vi dico che mi piace un sacco, cioè prendetela proprio a occhi chiusi, ve lo dico. Oh! Il video si conclude qui con un bel disastro, ma non si è rotto niente, fortunatamente. Raccimolo le cose, faccio partire la cena. Cambiamo il pannolino. È arrivata la crema di nocciole. Che buono! Ho usato petto, è Ok, buono. buono, buono, il merluzzo buonissimo. Bene, un bacio, grazie come sempre per accompagnare questi momenti di pazzia in cui non si capisce niente, però bene così e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!